Ma dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Da noi si è rialzata poco, ma in altri paesi come la Spagna, la Croazia, si è rialzata moltissimo. Ecco, in quei paesi oggi non si potrebbe votare. In Italia ancora sì, e a maggior ragione si potrà votare se noi ritorniamo a comportarci in tutte le fasce d'età. Quindi in questo momento è soprattutto la fascia d'età tra i 20 e i 40 anni, quella che in qualche modo deve modificare, rimodificare positivamente i propri comportamenti. Quindi se questo viene fatto sicuramente si potrà andare a votare, sicuramente si potrà riprendere la scuola il 14 settembre e sicuramente si potrà andare a votare. Se invece questo non succede, la circolazione del virus riaumenta, ci troveremo nelle condizioni, speriamo di no, di altri paesi in cui queste attività sono messe a rischio. Buonasera, in copertina le dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione Agorà da parte del professor Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza. Immediate le reazioni in particolare degli esponenti di centrodestra. Il segretario della Lega Matteo Salvini è stato lapidario, irresponsabile ipotizzare rinvio elezioni e chiusure a scuole, ha detto. Sulla sua linea il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha affermato il rinvio elezioni ipotizzato da Ricciardi è inaccettabile. Per il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, anche solo accennare a questo rischio costituisce infatti una minaccia inaccettabile alle basi stesse della democrazia. A sinistra è intervenuta il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina con un laconico nessun rischio sulla riapertura, riferito comunque all'anno scolastico, mentre il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, non ha avuto mezze misure. Ogni giorno si alza uno e spara, ha detto. Decide il Parlamento, basta improvvisazione. In questo quadro si inserisce l'intervento odierno del direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, Hans Kluge, che ha rilasciato una dichiarazione altrettanto forte. Bisogna considerare di tenere temporaneamente chiuse le scuole nelle aree in cui la trasmissione all'interno della comunità è elevata. Sono tre i livelli differenziati presi in considerazione. L'apertura delle scuole dove i livelli di virus sono bassi, adeguare gli orari scolastici e limitare il numero degli alunni laddove i casi sono più diffusi e appunto eventuale chiusura temporanea dove la trasmissione di Covid-19 è elevata. Il ritorno sicuro fra i banchi di scuola e anche l'avvio dell'anno accademico per le università rimane comunque per l'Organizzazione Mondiale della Sanità una delle priorità massime. Di oggi anche l'annuncio che il tema scuole sarà al centro di un vertice il 31 agosto, incontro in cui sicuramente parteciperà il ministro italiano Roberto Speranza. Intanto, sempre dall'OMS, arriva la notizia che a livello globale, tra le persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni, i casi di Covid sono aumentati da un tasso del 4,5% a fine di febbraio al 15% a metà luglio. Adesso, sempre sulla situazione socio-economica che stiamo vivendo a causa della pandemia, vediamo un'intervista di Roberto D'Antonio allo scrittore Maurizio De Giovanni. Grazie a Maurizio De Giovanni che è in collegamento con noi, anche se è un collegamento un po' precario visto che è tra le montagne in questo momento. Senti, Maurizio, tu che sei uno scrittore rinomato, insomma, hai osservato, è cambiata indubbiamente la nostra vita. Però c'è una domanda che ti voglio fare. Fa più paura la malattia del Covid o la paura della malattia, cioè il percepito che viviamo, fino a che punto ci condiziona? E guarda, questa non è una domanda, come sai, non è una domanda banale, è una situazione di difficilissima interpretazione, perché indiscutibilmente la malattia fa paura, ha mostra la malattia che nel momento stesso in cui si molla, nel momento stesso in cui crediamo di averla passata, torna e torna a mordere con grande rabbia e con grande voracità. Ma sicuramente la paura della malattia può avere effetti più gravi e più a lungo termine. Io penso alle scuole. Secondo me le scuole sono un rischio serio, sono un problema serissimo, perché se dovessero le scuole restare chiuse, se non si dovessero aprire le scuole, io credo che veramente ci sarebbe da interrogarsi su come riorganizzare la nostra vita su larga scala.
Molti comunque sostengono che questa è un'occasione storica per rilanciare il paese. L'anno 21 arriveranno molti fondi europei con Recovery Fund, forse con il MES. Draghi ha anche parlato ultimamente di debiti buoni e di debiti cattivi. Ecco, secondo te noi riusciremo a raccogliere questa occasione storica? Io sono sufficientemente anziano da ricordarmi il post-terremoto dell'80. Il post-terremoto dell'80, come tu sai, poteva essere un'enorme opportunità e invece è stato un enorme, immenso finanziamento alla camorra che è diventata l'organizzazione che è con i soldi del terremoto. Se dovesse succedere la stessa cosa adesso, questo paese non si risolleverebbe mai più. Quindi io mi auguro innanzitutto che ci sia questo tipo di barriera. Poi mi auguro che le forze politiche capiscano che non è il momento del tanto peggio tanto meglio, non è il momento della lotta inutile, non è il momento del procurarsi visibilità a vanvera, ma è il momento di sedersi tutti assieme per la gestione di un'emergenza che rimarrà, io spero, unica nella nostra storia. Tutto giusto, quindi alta capacità di controllo. Però un'altra delle necessità riscontrate da tutti è quella di semplificare. Non credi? Non c'è dubbio. La semplificazione credo che sia la prima cosa. Ripeto, semplificazione non significa venire meno dei controlli, significa eliminazione di quelle anse della burocrazia che danno poltrone e danno posti di potere, ma che di fatto sono inutili e anzi dannosissime perché rallentano il processo. Quindi sicuramente lavorare su questo tipo di semplificazione. Nel contempo mantenere elevato il livello dei controlli perché, ripeto, l'ipotesi dello sbocco di questi fondi su un submercato che potrebbe poi utilizzare questi soldi per danneggiare ulteriormente l'economia, secondo me è un grave errore. Maurizio, chiudiamo come abbiamo aperto, parliamo dei cambiamenti. Qual è uno dei cambiamenti a tuo avviso che abbiamo sostenuto appunto nel lockdown e che ci porteremo indietro nel tempo? Questo lockdown, tra le abitudini che ha cambiato, io credo in via definitiva, c'è proprio l'abitudine a approcciare la rete in maniera diversa. Tu sai benissimo quanto la logistica sia cruciale nel commercio online, no? Quindi io credo che anche da quel punto di vista, cioè del trasporto delle merci, la velocità, l'opportunità e soprattutto il buon fine del trasporto online, del trasporto delle merci derivanti dal commercio online, sia diventato una cosa veramente fondamentale per tutti gli italiani. Quindi io credo che il commercio e la logistica e i trasporti escano enormemente rafforzati e consolidati, magari meno dal punto di vista del trasporto dei passeggeri, che inevitabilmente peraltro riprenderà, come riprenderà, non appena avremo le nostre sicurezze sanitarie, ma dal punto di vista delle merci si è enormemente consolidato. Quindi io credo che il mondo del trasporto possa in qualche modo rappresentare la propria centralità ancora di più adesso di come faceva prima. Grazie per il collegamento Maurizio e buone vacanze perché ti abbiamo interrotto. Un saluto a tutti, un abbraccio e resistiamo perché passeremo anche questo. Si comincia a lavorare alle procedure legate ai progetti del Recovery Fund. Il tempo stringe per il Recovery Plan italiano, specie per assicurarsi il prefinanziamento del 10%, ovvero 20 miliardi in anticipo, da usare subito a inizio 2021. Il piano di ripresa e resilienza deve essere spedito a Bruxelles insieme alla legge di bilancio tra il 15 ottobre di quest'anno e il 30 aprile 2021. Per questo, a fine luglio, il Comitato Interministeriale degli Affari Europei ha consegnato a ciascun ministero una scheda di progetto dove si chiedeva di indicare, tra l'altro, il costo della proposta, i tempi di attuazione e la coerenza con gli ambiti suggeriti da Bruxelles. Dalla Ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli un elenco dettagliato di grandi e piccole opere che ammonta a 200 miliardi. Per la sanità, il ministro Speranza punta specialmente ad un potenziamento delle strutture ospedaliere, così come dal Ministero per l'Istruzione provengono decise richieste per l'edilizia scolastica.
Il Ministero dello Sviluppo Economico punta al prolungamento fino a 7 anni dell'ecobonus al 110% e alla detassazione degli utili reinvestiti in azienda. E vediamo ora le principali notizie di cronaca della giornata. Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato apparentemente avvelenato, lo ha reso noto la sua portavoce Kira Yarmish. L'uomo era in volo dalla Siberia verso Mosca e il suo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza per i soccorsi. Kamala Harris accetta ufficialmente la candidatura alla vicepresidenza degli Stati Uniti e nella terza serata della Convention Dem lancia un appello al voto. Stesso invito della Clinton che attacca Trump come Obama, ha causato disastri per lui, la presidenza è come un reality show. L'autunno ripartirà con circa 120 tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo Economico. Situazioni difficili che interessano il tessuto produttivo da nord a sud e coinvolgono circa 170.000 lavoratori. Nell'ultimo anno, tuttavia, si registra una diminuzione delle vertenze e sono state circa 10 quelle risolte con esiti positivi, comprese quelle riguardanti due marchi storici del Made in Italy come Pernigotti e Corneliani. Da gennaio a giugno scorso il numero di autovetture prodotte in Italia segna una riduzione del 56% rispetto alla prima metà del 2019. Lo rivela l'ultima elaborazione curata dall'ANFIA, associazione cui fanno capo le imprese della filiera automotive italiana. In questo panorama si inserisce la notizia che entro fine mese inizierà la produzione in serie della nuova Fiat 500 elettrica, il primo modello full electric di Fiat Chrysler. Il via alla produzione nello stabilimento di Mirafiori rappresenta un possibile driver industriale per le imprese della filiera Made in Italy ed una strada concreta per limitare il calo dei volumi produttivi innescato dalla pandemia. A giugno, comunque, rispetto al mese di maggio, la produzione industriale è aumentata dell'8,5% e quella del settore automotive del 27,7%, sottolinea Gianmarco Giorda, direttore di ANFIA, segno di una ripresa delle attività e di un miglioramento della fiducia delle imprese. Sempre più probabile il via libera dell'Europa alla fusione tra Fincantieri e Chantier de l'Atlantique, che potrebbe arrivare dopo l'estate. È quanto sostiene il Messaggero. Secondo il quotidiano romano, il pressing per ottenere l'ok di Bruxelles nelle prossime settimane si sarebbe intensificato negli ultimi giorni. L'Europa potrebbe così decidere di rivedere la politica sulla concorrenza, almeno nel settore dei cantieri navali, anche su spinta dei governi nazionali e in particolare di quello francese. Alla base di tutto sempre la crisi innescata dal Covid, che avrebbe spinto i cantieri a guardare l'orizzonte con qualche apprensione in più. I porti della Spezia e di Marina di Carrara saranno sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale. Tra pochi anni l'obiettivo di avere due porti green sarà raggiunto. È quanto annuncia la presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, Carla Roncallo. Stiamo lavorando su più fronti, ha detto la responsabile della DSP Ligure, non solo sull'elettrificazione delle banchine. Più trasporto sul ferro, più GNL e nuovi impianti di raccolta e trattamento rifiuti. Ed in linea con quanto abbiamo trasmesso ieri, proseguiamo con il nostro approfondimento nel mondo delle autorità portuali ascoltando Massimo Deiana, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna, a cui abbiamo chiesto quali siano, a suo avviso, le maggiori problematiche che si trova ad affrontare. Noi non abbiamo problemi né di finanziamento né di progettualità in termini di idee. Non abbiamo problemi neanche di risorse, abbiamo problemi che ci vengono posti dallo stesso ente, dallo stesso soggetto che è quello che ci chiede di far crescere i porti, cioè che è lo Stato. I nostri peggiori problemi, i problemi più difficili, più lunghi, più complessi, vengono dal MEF, vengono dal Ministero dell'Ambiente, vengono dal Ministero dei Beni Culturali. Allora, dobbiamo capire che se dobbiamo far marciare i porti, probabilmente un certo tipo di problematiche di tipo economico, ma soprattutto di tipo ambientale, di tipo paesaggistico, probabilmente dovrebbero essere, affrontate in un'ottica più sistemica. Questo non c'è. Ci siamo costruiti la corda con la quale ci stiamo impiccando. Ci siamo consegnati mani e piedi a
la prevalenza di determinati principi sanciti e tutelati dalla Costituzione, come la tutela del paesaggio, come la tutela dell'ambiente, benissimo, e ci stiamo dimenticando che sull'altare di questi principi stiamo spesso sacrificando la crescita economica del paese. Auspica una riforma del sistema portuale? Io auspico il fatto che ci sia un dicastero unico con poteri unici prioritari per la questione portuale. I paesi seri a forte vocazione marittima ce l'hanno, bisogna averlo, e a questo punto non ci sono MEF, ambienti o paesaggi che tengano. Ma nel senso che io non voglio né devastare l'ambiente né devastare il paesaggio, dico semplicemente che i tempi di reazione di queste articolazioni dello Stato sono totalmente incompatibili con la normale dialettica concorrenziale che riguarda un'attività competitiva come quella logistica e portuale. Con il 30% di pioggia in meno è allarme siccità in Italia. L'allarme è stato lanciato dalla Coldiretti sulla base dei dati ISAC CNR per i primi 7 mesi dell'anno e in relazione all'ultima ondata di caldo africano che sta portando rapidamente la colonnina di mercurio sopra i 40 gradi. Nonostante nubifragi estivi e grandinate sempre più violente, con sottolinea la Coldiretti, il Po ha perso l'82% dal livello di inizio estate. Il livello del Lago Maggiore è crollato del 115%, con appena il 16,8% di riempimento dell'invaso, ed il Lago di Como ha perso il 97% dal livello preestivo. Ma sono in forte deficit da mesi anche i bacini del centro-sud, continua la Coldiretti, dalle Marche alla Sicilia, dalla Puglia fino alla Basilicata, dove i principali invasi hanno 50 milioni di metri cubi di acqua in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. 2.000 miliardi di dollari. La capitalizzazione in borsa di Apple equivale più o meno alla ricchezza prodotta in un anno in Italia. È la conferma della crescita della tech economy americana, uno dei pochi settori, insieme con l'alimentare e la grande distribuzione, in controtendenza in uno scenario devastato dal Covid-19. Il traino non è solo il fatturato, ma anche la redditività del gruppo, balzata del 12% nel secondo trimestre dell'anno. Apple è capofila del Digital Power americano, seguita in ordine nella scala delle società dal valore più alto da Saudi Arabian Oil, Microsoft e Amazon. Ed era questa l'ultima notizia della giornata, vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento a domani.